Buongiorno a tutti e bentornati in Dolcezza e Magia. Oggi prepariamo una torta di carote super soffice e senza uova. Cominciamo subito. Ho versato la farina per torte in una ciotola e ho aggiunto lievito e spezie, cannella, vaniglia e noce moscata. Ho mescolato e ho messo da parte e sono passata ai liquidi. Latte, olio di semi, yogurt bianco di soia e poi ho aggiunto due tipi di zucchero, bianco e muscovado, lo zucchero di canna integrale che uso sempre. A questo composto umido ho unito le polveri in due tempi. Quando l'impasto è diventato cremoso, ho aggiunto le star dello show, le carote. Io per fare prima le ho tritate nel mixer, ma si possono anche grattugiare. Insieme alle carote ho messo anche noci tritate grossolanamente, che secondo me non possono mancare nella torta di carote. Ho infornato a 180 gradi per circa 45 minuti. La forma del pancake in genere richiede un tempo più lungo di cottura, ma se voi userete la teglia rotonda, la torta sarà pronta dopo circa 30-35 minuti. Ho lasciato raffreddare del tutto il mio dolce alle carote e poi sono passata alla fun part, la decorazione. Questa volta ho usato un frosting già pronto, che mi è stato regalato da un negozio della mia zona e volevo provarlo. Ma in descrizione troverete, insieme alla lista degli ingredienti per il dolce, anche la mia ricetta vegan per la glassa al formaggio, che si sposa molto bene con questa torta. Ho spalmato uno strato generoso di glassa e con una palettina ho creato delle curve ondulate. Ho colorato con colorante alimentare arancione e verde un po' di glassa e con una sacca da pasticcere e beccucci rotondi semplici di due misure diverse ho realizzato delle carotine con i relativi ciuffetti. Basta premere creando piccole onde e poi rilasciare. Beh, il video è più esplicativo delle parole. La torta è deliziosa, molto molto morbida. Il frosting molto dolce, però il connubio è abbastanza buono. Ovviamente la glassa non è necessaria, potete semplicemente spolverizzare il vostro dolce con zucchero a velo, aggiungere miele oppure yogurt bianco alla vaniglia o accompagnarlo con delizioso gelato. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po' del vostro tempo con me. A presto e buona Pasqua!